geometria euclidea. Euclide che ha scritto i 15 elementi, che cosa ha fatto? Ha preso un punto, un piano ed una retta. La retta che cos'è? Il tratto lasciato da una matita. Non abbiamo la definizione, è vero, di questa retta. E che cosa ha fatto? Ha detto questi sono gli enti fondamentali. Attraverso queste tre enti, questi tre oggetti, io posso costruire tutta la geometria, è vero? Vi ricordate? Prendo una retta, chi è che mi disegna una retta? Tommaso. Guerrizio, Tommaso, steso per terra. Io pure. Sì, sì, e perché? Tu no. Ma allora sei proprio bravissimo. Sì, non lo so, cioè sono bravo, credo anche di aver fatto delle buone elementari, poi la professoressa comunque ci ha aiutato e ci ha insegnato molto bene facendoci imparare. Ed è un metodo basato sul gioco? Sì, è un metodo in cui siamo più coinvolti noi, in cui quindi magari ci fa fare delle cose a noi e ci fa costruire oggetti o ci fa fare figure a noi, poi lei ci spiega, però ci coinvolge molto anziché spiegarci. I dati della matematica, soprattutto nei ragazzi della vostra età, non sono eccellenti. Invece tu sei un'eccezione. A quanto pare. Sì, comunque sono orgoglioso di rappresentare l'Italia. Sì, sono orgoglioso. Ah, ma vai lontano, vai a Parigi. Sì. Un bel impegno. Sì. Poi non lo so, cioè sì, è un bel impegno. Che... Ma tu non sei secchione però, vero? No, perché? C'è una differenza tra uno bravo e uno secchione, secondo te? Dipende, ci può essere... Cioè, il secchione è quello che passa, secondo me, tutto il tempo a studiare e sta tutto il tempo sul libro. Poi, probabilmente, spesso è anche bravo. Però poi, quando soprattutto su questi giochi che sono basati sulla logica, cioè, non devi studiare tanto, ma cioè, se un secchione magari non è tanto bravo, quindi non ci arriva col ragionamento, e non, anche se ha studiato tanto non ci riesce. La professoressa spiega anche utilizzando la gestualità del corpo per farvi partecipare attivamente. Sì, cioè usa la gestualità, a volte ci fa addirittura fare figure a noi con il nostro corpo per farci capire da noi stessi cosa... Sì, ci rimane impresso anche se magari ci sa qualcuno che non se lo ricorda. Non lo so che succede, non so nemmeno cosa voglio fare in realtà da grande. Non vuoi fare il matematico, l'hai detto in un'intervista. Sì, non mi sembra il mio futuro, poi magari cambierò, cioè magari da grande vedrò che sono bravo, sono portato, magari cambierò idea, però adesso non mi sembra la mia strada, cioè il mio futuro. Senti, però visto che hai avuto degli insegnanti così bravi, magari quando sarai grande vorrai fare la stessa cosa, dici io ce li ho avuti e magari voglio dare anch'io. Non credo. Io già dalle elementari cioè, preferivo la matematica all'italiano, però con la professoressa qui alla scuola media ci sono trovati veramente bene, è anche molto merito suo. Sì, la professoressa ci ha fatto appassionare alla matematica. E... Perché non fa imparare le cose a memoria, ma te le fa capire, quindi poi una volta che le hai capite ti piace anche metterle in pratica. Ci fa ragionare, durante la lezione ci aiuta se abbiamo bisogno, non... La professoressa secondo me ha fatto un ottimo lavoro perché è riuscita a, nelle sue lezioni parliamo quasi di più noi perché in base alle cose che lei già ci ha insegnato poi noi completiamo ad esempio delle regole, dei nuovi teoremi e ci riusciamo ad arrivare da soli col suo aiuto e questa cosa secondo me è molto utile, le cose ti rimangono in testa. Ma dà anche molta soddisfazione personale sapere di riuscire... È bellissimo finire un problema e dire ah mi viene. Quando ti viene al primo colpo e ci metti pochissimo ed è soddisfacente, sì. Grazie. Avete un grande merito, visto che i vostri studenti hanno dei risultati eccellenti. Edoardo rappresenterà l'Italia, due ragazze ugualmente si sono qualificate bene nei giochi di matematica. Qual è il segreto del successo? I risultati si ottengono quando c'è già un background attraverso il quale noi possiamo alimentarlo. Sicuramente, come diceva il nostro studente, chi ha fatto delle buone elementari
ha una chance in più. Quindi quando io vado a fare continuità con i miei colleghi delle elementari dico: voi siete fondamentali nell'educazione, nel portare avanti questi ragazzi, perché se io non avessi dei ragazzi bravi, quelli meno bravi li posso appassionare, ma quelli bravi li posso permettere loro di raggiungere dei risultati eccellenti. Per cui sicuramente il lavoro non è solo nostro, il lavoro è un lavoro di tutti, ma anche di quelli che fanno italiano, di quelli dei nostri colleghi di strumento, perché è importante anche lo strumento che entra in gioco. Quindi tutto concorre alla formazione e a mettere in evidenza queste eccellenze che in matematica in modo particolare è molto difficile raggiungere. Vanno avanti, i ragazzi hanno bisogno di stimoli sempre, sempre all'avanguardia. E quindi cerchiamo, sia io, il professore, come gli altri nostri colleghi dell'istituto, di aggiornarci sempre, di inventarci, di creare nuovo modo di portare questa materia che è sempre odiata, ma che noi la vogliamo rendere protagonista. E quindi ci inventiamo, innanzitutto noi vediamo sempre la matematica come un gioco, e quindi nel momento in cui i ragazzi in prima media ci arrivano con questo spauracchio della matematica, diciamo loro: non vi dovete preoccupare, ora si inizia a giocare. E giochiamo con il corpo, giochiamo con le parole, giochiamo con le figure, giochiamo con le mani, giochiamo con la testa, giochiamo con tutto quello che ci viene in mente. Seguiamo quindi corsi di aggiornamento alcune volte durante l'anno, oppure ci inventiamo noi qualcosa. Per esempio abbiamo inventato un modo di fare didattica, di appassionare i ragazzi attraverso il teatro, cioè facciamo leggere dei libri di narrativa che parlano di matematica e facciamo degli spettacoli, creiamo dei copioni e li rappresentiamo al teatro. Questo è un modo veramente per cercare di catturare tutti, cioè catturare il ragazzo solo appassionato di leggere, quindi di lettura, chi è appassionato invece di informatica, e cercare di mettere tutt'uno e di appassionarli così. Quindi cercare, il nostro scopo è rendere questi ragazzi amanti di questa materia che è ostica ma che è bellissima, è da scoprire, e che quando capiscono per loro è bello, cioè capire è bello. Cioè quando non capiscono allora dicono: no, la matematica è brutta. Per esempio altri metodi di partenza sono il fatto di costruire strumenti manualmente che ti permettono di vedere la matematica, come insegnava Emma Castelnuovo, che era una docente di questa scuola, insegnava ai ragazzi a vedere la matematica attraverso strumenti, partire dagli strumenti, dalle condizioni reali, da problemi reali, e costruire le conoscenze di matematica non come leggi date ma come scoperta proprio. Questa inconsapevolezza dei ragazzi ovviamente fa sì che si appassionano alla matematica, la trovano più confacente a loro, più immediata. Allora non è vero che noi in Italia siamo un po' scarsini nella preparazione dei nostri ragazzi, perché questo è proprio un dato eccellente invece che quello che riuscite ad ottenere voi in questa scuola. Allora, noi possiamo, questo è un episodio, però possiamo anche, questo può essere anche confermato dai dati invalsi che abbiamo per le terze medie. Noi nella nostra scuola siamo 10 punti in percentuale rispetto alla media nazionale per le prove invalsi, proprio perché è tutto questo dipartimento di matematica che lavora in sincronia. Noi facciamo questo lavoro perché ci divertiamo, cioè se avessimo fatto un lavoro diverso, questa passione forse i ragazzi non... Forse anche fatto in modo diverso, cioè il divertimento viene meno, se non è, si diverte l'insegnante o chi è là che guida il lavoro, non si divertono nemmeno le persone che sono lì a seguire, quindi insomma il divertimento è importante. La vostra chiave di vittoria è proprio il fatto che lavorate in team. Sì. Praticamente noi ci incontriamo una volta al mese in dipartimenti, dipartimento di matematica proprio, e lì praticamente progettiamo un modo di far didattica che
guarda l'alunno, che non guarda tanto il programma ministeriale, ma guarda l'esigenza di quelle classi, guarda l'esigenza di quei particolari bambini e guarda l'esigenza di portare questa materia a farla amare. Questo è il nostro obiettivo. Abbiamo seguito dei corsi di approfondimento, sia quelli di Emma Castelnuovo, sia con la mente e con le mani dell'Accademia dei Lincei, per cui siamo sempre in continuo fermento. Queste nostre conoscenze poi le portiamo all'interno del Dipartimento, le condividiamo e cerchiamo di portarle avanti. Vogliamo creare, non so, un museo di matematica qui all'interno, in fermento. Siamo una scuola che... Sì, diciamo che una cosa importante anche come l'Invalsi insegna è spostare l'attenzione dalle conoscenze alle competenze dei ragazzi. Cioè questo è quello che noi facciamo poi in realtà, è spostare tutto l'insegnamento, le metodologie sul fatto di acquisire da parte dei ragazzi le competenze. Poi le conoscenze verranno un po' prima, un po' dopo, o comunque da sole, scoperte da sole, comunque puntando sulle competenze. Per esempio, una nota positiva dell'Invalsi, sono del tutto favorevole all'Invalsi, però una nota positiva è stato quello di aver spostato l'insegnamento dalle conoscenze alle competenze, che poi è una cosa che richiede anche l'OCSE Pisa quando fanno le loro analisi, quello che richiedono i giochi internazionali della matematica, dove i nostri ragazzi sono arrivati in un buon punto. Insomma, questo è una cosa importante. Imparare le formule a memoria mi diceva che è una cosa difficile per loro, anzi loro, anche i suoi ragazzi, non sanno le regole a memoria di matematica. Essere sincera, neanche io, nel senso che non facciamo una didattica del quiz. Parliamo a memoria, allora l'area del cerchio, qual è l'area del cerchio? Cioè, quindi no, non è questo, noi costruiamo tutto. Costruiamo dall'esperienza e ricaviamo le formule. O meglio, le ricavano loro, Cioè loro inventano il teorema di Pitagora, per esempio. Noi abbiamo disegnato per terra con del nastro per la carta e abbiamo disegnato per terra dei quadrati, dei triangoli, di qualcosa, li abbiamo appiccicati. E poi loro hanno scoperto che quello era il teorema di Pitagora, cioè loro hanno detto: ah, professoressa, guardi, io ho costruito un quadrato su questo segmento, poi ho costruito un quadrato, però poi io se lo scompongo ottengo questa cosa. E io cercavo di parlare con loro, di carpire quali erano le informazioni che riuscivano ad ottenere da quella figura che stavano disegnando per terra. E alla fine hanno scoperto loro il teorema, cioè la scoperta che li fa... che li porta poi a una conoscenza e che li porta poi a ricordare il teorema. Che poi c'è bisogno anche di una rigorosità nell'enunciarlo, ma questo viene dopo. Viene dopo, ma loro l'hanno acquisito nel frattempo. Quindi la chiave nostra di questo Dipartimento di Matematica è di partire dalla realtà. Il bello di questo lavoro che facciamo è che siamo sempre in continua ricerca, in continua evoluzione. Cioè io dico ai miei ragazzi, il libro è fondamentale, però impariamo anche attraverso guardandoci intorno, perché poi la matematica è tutto intorno a noi, quello che ci circonda è il numero, e quindi la libertà, come diceva Cantor, la matematica ci rende liberi, quindi il fatto che ci guardiamo intorno, siamo liberi e conosciamo quello che ci circonda, lo possiamo tramutare, tradurre in matematica. Cioè quando spiego loro dico facciamo la traduzione, quando leggiamo un problema, facciamo la traduzione dall'italiano alla matematica. Allora il nostro laboratorio di matematica praticamente è tutta la scuola, ogni spazio, corridoio, aula, laboratorio di tecnologia, di disegno, qualsiasi ci serve per parlare di matematica. Questo sicuramente è grazie all'aiuto e alla fiducia che ci dà la nostra dirigente Rossella Sonnino, che ci permette di sperimentare didattiche innovative e un nuovo modo di affrontare questo studio della matematica.